Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo episodio. Nella fattispecie, nell'episodio di oggi, andremo a parlare del sostituto del nostro i7 870. I7 870 è una macchina che personalmente ho assemblato, configurato e ottimizzato nel lontano 2009. Ancora oggi dice la sua, tant'è che carica tranquillamente sia librerie di Arturia, sia librerie Contat, ci utilizzo diciamo la libreria Sonoscore per quanto riguarda le orchestrazioni, insomma dice ancora la sua, però è giunto il tempo ormai di sostituirla, per cui abbiamo pensato di rivolgerci ad un'eccellenza italiana. Naturalmente questo video non è sponsorizzato, nel senso che l'abbiamo acquistata noi, la macchina è nostra, non ci è stato regalato nulla, l'abbiamo pagata. Lo scopo di questo video è vedere come Cakewalk by BandLab si comporta all'interno di una macchina dedicata per fare audio recording. Vorrei spendere due parole a proposito, perché sono stati veramente cortesissimi e gentilissimi. Ho parlato direttamente con il tecnico e ho spiegato quelle che erano le mie esigenze. Personalmente vi racconto com'è andata. Conoscevo già il marchio perché qualcuno di voi all'interno diciamo dei gruppi social aveva già una macchina Project Lead. Per cui gli ho chiesto come andasse e come non andasse. Avevano delle risorse veramente generose in termini di componentistica, per cui ho deciso di fare un giro all'interno del loro sito. Naturalmente trovate di tutto e di più, dall'ultima macchina super professionale per l'audio, per il video, ad alcuni pezzi addirittura in outlet. Essendo il nostro un piccolo canale, ci siamo dedicati a quello che era la parte outlet, quindi siamo andati a vedere quelle che sono le generazioni precedenti. Questo è un PC di una generazione precedente, infatti la macchina monta un Intel 11700F, la prima macchina che abbiamo visto noi era addirittura un i5, per cui prima di acquistare a scatola chiusa abbiamo contattato la Project Lead, diciamo, per capire se la macchina che avevo visto nel loro sito in outlet potesse corrispondere a quelle che erano le mie esigenze. Ci siamo fatti una chiacchierata con il tecnico. Il tecnico naturalmente mi ha spiegato quelle che sono alcune peculiarità di cui l'audio ha necessità per poter lavorare, diciamo, e soprattutto se si fa largo uso, per così dire, di virtual instrument. Per cui, con un piccolo sovrapprezzo, devo essere sincero, mi ha consigliato una variante, per così dire, per sostituire, diciamo, il nostro i870, abbiamo deciso di affidarci a loro. Personalmente mi sono sempre costruito e ho sempre assemblato e ottimizzato le mie macchine, tant'è che nell'altra sala c'è una macchina ancora, un i7 9007, completamente assemblato e ottimizzato da me, con quelle che sono le mie conoscenze, nel senso che le mie conoscenze sono quelle che comunque tutti quanti possiamo trovare su internet, o quelle conoscenze che magari qualche forum specializzato o qualcuno ti dà quella dritta per poter avere, diciamo, quello 0, in più rispetto a quello che la massa può trovare su internet. Ma non era sufficiente. Ho voluto contattare un'azienda leader nel settore perché sono curioso di provare come Cakewalk by BandLab reagisce con una macchina completamente configurata per quanto riguarda l'audio. Su Messenger, quindi sui nostri canali social, spesso mi avete chiesto consigli su quale processore, quale microfono, quale scheda audio. Noi vi possiamo dare i consigli per quanto riguarda la nostra esperienza. Sarò ben lieto poi, nei test che faremo sulla macchina, di consigliarvi questo prodotto, che ancora non è stato aperto esattamente come lo è arrivato, esattamente come lo vedete. Abbiamo grosse aspettative. Questo è un prodotto che, tanto per dirvene una, la componentistica viene testata in un banco di derivazione militare. Dopodiché il computer viene assemblato, viene inserito il sistema operativo, viene ottimizzato sia il sistema operativo sia il BIOS, quindi anche a livello di parte elettrica, anche a livello di alimentazioni, viene ottimizzato. Dopodiché viene testato per 48 ore con applicazioni audio. Se i test vengono superati, la macchina viene certificata.
Lo so, siamo un paese a volte di tuttologi, questo ce lo dobbiamo dire. Io non lo faccio di mestiere, non assemblo macchine di mestiere perché sono musicista e non avrei veramente il tempo di star dietro a tutti quei piccoli settaggi, quello 0, in volt, diciamo, per poter ottimizzare la mia macchina. Non ho veramente il tempo. Il tempo lo dedico per stare davanti al PC, davanti ai miei strumenti, per poter creare quella che è musica, come penso tutti quanti voi. Se ci seguite, se siete su questo canale, è perché comunque utilizzate Cakewalk, è perché fondamentalmente potete anche non sapere come lavora un PC. Quello che è importante per voi è che il PC non vi molli nel bel mezzo della fase creativa. Quello ritengo sia una cosa molto importante per noi musicisti. Per cui, detto questo, andiamo a scoprire questa eccellenza italiana, ma soprattutto andiamo a vedere come si comporta con il nostro Cakewalk by Bandlab. Bene, andiamo quindi a vedere cosa c'è all'interno del pacco. Devo dire che il packaging è veramente ben curato, quindi faccio i complimenti, perché si sa, i PC sono sempre molto delicati, molto. Naturalmente considerate che sono comunque macchine dove all'interno, ad esempio io nella fattispecie, avendo RME e volendola ancora tenere, perché sono follemente innamorato di quelli che sono i pre della RME, mi piace la pulizia del suono che danno, ho fatto inserire all'interno una FireWire 400 per poter connettere l'RME. Ora, so benissimo che durante il trasporto tutta quella che la componentistica che viene aggiunta all'interno, diciamo, della nostra macchina può subire degli shock, quindi speriamo che tutto vada a buon fine. Continuiamo a vedere cosa c'è all'interno. All'interno abbiamo una biglietto da visita della Project Lead, ok, e qui vediamo di che cosa, ok, il sistema operativo, quindi sistema operativo con codice di Windows, seriale di Windows, la certificazione del test. Certificazione del test 14 febbraio 2022, quindi la descrizione della macchina, vi faccio una descrizione veloce della macchina, è un PC studio della serie, non so che serie sia, perché personalmente io l'ho acquistata nel loro store outlet, penso che sia una serie, loro sono alla serie 15, no 16 scusate, quindi 15, sarà una 15 o una 14, qualcosa del genere, poi magari in base al processore, se qualcuno di voi è più ferrato mi saprà dire. Quindi Windows 11 Professional, CPU i7 11700F, 32 GB di RAM, una GT730, un hard disk da 1 tera, sicuramente per lo storage, e un NVMe da 500 GB per quanto riguarda invece il sistema operativo. Dopodiché ci abbiamo quello che è il sommario del test. Alle 11.08.56 ha iniziato a girare la macchina in test e il test è finito il 14 febbraio alle 11.12. Durata totale del test 48 ore 3 minuti 45 secondi. I risultati: la CPU ha passato il test, la memoria ha passato il test, la scheda grafica ha passato il test, le temperature sono a posto. Naturalmente alla fine ci dicono che questo certificato, questo documento meglio, certifica quelli che sono stati i test eseguiti sulla macchina. Naturalmente questo, in caso, è da conservare insieme alla fattura ai fini della garanzia della macchina, perché questo certifica che la macchina è abile e arruolata a fare musica. Continuiamo ad andare avanti, abbiamo un cavo di alimentazione che è importantissimo. Ok,
qua abbiamo un kit di mouse e tastiera, un mouse ottico, batterie, wireless, e qui abbiamo la tastiera dedicata, che a questo punto sono curioso di vedere. Anche questa una tastiera wireless, quindi tutto funziona a batterie. Non so perché, mi sarei aspettato una tastiera personalizzata, però è comunque una signora tastiera che collauderemo. E ora siamo al pezzo forte, siamo proprio a quello che è i cuscinetti d'aria. Devo dire che hanno retto tutti meravigliosamente, diciamo che non ha subito troppi sballottamenti durante il viaggio. Bene signori, siamo alla resa dei conti, siamo arrivati in stile matrioska, dà già un tocco soltanto vederlo, dà già quel sapore di professionalità. Sicuramente è curatissimo, un case veramente curato come pochi ne ho visto. Ma noi quello che ci interessa è come sarà il test con Cakewalk. Vedremo. Bene, e questo è come si presenta. Naturalmente è meno appariscente del nostro 870. Ha molte meno luci, ha molti meno fronzoli. Dovrà gestire un numero importante di VST instrument, dovrà far fronte a quelle che sono le registrazioni audio all'interno appunto della nostra sala. Andiamo quindi a vedere di che cosa è composto. Innanzitutto è rivestito da un pannello, diciamo che lo isola, lo protegge sia da quella che è la polvere, quindi è un case, penso che sia un case. Anche questo è, tra virgolette, alla sua protezione per poter, diciamo, far fronte a quella che è la polvere. Questo lo vedo un attimino più spesso, un classico filtro proprio da, quasi come fosse un filtro a nido d'ape da autovettura. Naturalmente immagino che qua ci siano le ventole per poterlo raffreddare. Andiamo a vedere quella che è la parte posteriore. Vediamo nella fattispecie cosa riusciamo a vedere dall'esterno della macchina. Abbiamo due porte USB 2.0, un HDMI, un DisplayPort e una, due, tre, quattro porte USB. Immagino che siano 3.1, 3.2, cavo di rete, alimentazione cavo di rete, quella che è la sua scheda audio interna. Dopodiché abbiamo le porte, l'uscita video della GT730, e quelle che sono appunto le uscite in FireWire della scheda interna FireWire che abbiamo fatto montare. Bene, a questo punto siete sicuramente curiosi di sapere come va questa macchina con all'interno Cakewalk. Per fare questo naturalmente dovrete attendere il prossimo tutorial, per cui cosa dire ragazzi? È un'eccellenza italiana? Sì, si vede. È una macchina costruita come solo noi italiani sappiamo fare. È un progetto veramente ben curato. Presenta anche delle porte sulla parte superiore della macchina. Ma a prescindere da quello che è il lato estetico di questo PC, quello che non importa, il succo del discorso è come si comporterà con il nostro sequencer.